Anno 1975, mese di aprile. In un lontano paese dell'estremo oriente, il Vietnam, una decennale guerra civile finisce con la caduta della capitale del sud, Saigon, nelle mani dei vincitori nordvietnamiti. Questi seguaci dell'ideologia comunista, dopo anni di guerra, uniscono il paese diviso tra nord e sud in un solo stato. Da due anni a Saigon vive un arcivescovo coadiutore che si chiama Francesco Saverio Nguyen Phan Thuan. Ha solo 47 anni. Il popolo cattolico lo ama e anche molti buddisti, che sono la maggioranza in Vietnam, hanno grande rispetto per lui. Ma i nuovi padroni, che sono atei, odiano la fede cattolica, la Chiesa, il Papa, e per loro Phan Thuan è un nemico. Viene così convocato dalle autorità e interrogato. È accusato di essere una spia del Vaticano. Viene arrestato e condotto successivamente in diverse prigioni, dove trascorrerà complessivamente 13 lunghi anni, di cui 9 in isolamento, senza poter vedere e parlare con nessuno, salvo le guardie che lo sorvegliano. In isolamento la cella è piccola, senza finestre, e Phan Thuan non può uscire. A volte i suoi carcerieri lo lasciano al buio per 10 giorni di seguito, poi tengono accesa una fioca lampadina per altri 10 giorni di fila. È una tortura che lo porta quasi sull'orlo della pazzia. Phan Thuan fatica a distinguere un giorno da un altro, la notte dal giorno. Non gli è permesso di pregare ad alta voce, non può intonare un canto, ma riesce a farsi amica qualche guardia che a volte chiude un occhio e lo aiuta. Così una guardia non vede che Phan Thuan si è fatta una piccola croce di legno unendo due bastoncini. È la sua croce di vescovo. Un giorno Phan Thuan riceve un pacco mandato dai suoi fedeli cattolici. Dentro trova una bottiglia di vino e alcune ostie nascoste in una fiaccola. Le guardie non capiscono, ma le ostie e il vino servono per la messa. Appena è possibile, Phan Thuan la celebra senza farsi vedere, pregando a memoria. Non gli è permesso di avere i libri necessari. Durante la messa consacra il pane, che diventa il corpo di Cristo. E nel palmo della mano versa alcune gocce di vino che consacra perché diventino il sangue di Cristo. Il vescovo Phan Thuan unisce le sue sofferenze a quelle di Gesù in quel calvario che è la cella della sua prigione. Quando non è in isolamento, alla messa partecipano alcuni cattolici che sono in carcere per la fede. Phan Thuan distribuisce loro la comunione senza farsi vedere dalle guardie. Dirà poi che la messa e la comunione sono state la sua forza. Liberato nel 1988, viene accolto a Roma dal grande pontefice Giovanni Paolo II, anche lui originario di un paese, la Polonia, che era sottomessa a un regime ateo e comunista. Morirà nel 2002 a Roma. Aveva 74 anni. Phan Thuan è stato un campione della fede che ha conservato e nutrito anche in prigione tutto ciò che è stato possibile grazie alla Santa Messa.